quello che voglio fare adesso è tirar fuori la mia borsa e dire che è la cosa di Batman, poi dopodiché gli sparpaglio sul coso e basta. Ciao GQ, sono Andrea Bosca e questi sono gli oggetti di cui non posso fare a meno. Direi che la bancarella è pronta. È uno speaker che sembra quasi una pillola, è stato progettato dal Dr. Dre e al suono dell'hip hop. Mena! Mi serve perché non si sa mai quando può iniziare una festa. Quando sono stato per esempio a girare una storia sul Cammino di Santiago e siamo rimasti isolati nelle montagne a lungo perché c'era il Covid, questo ci ha salvato la vita. Noi potevamo connetterci con i cellulari, con anche c'è un cavo dietro così, e con un piccolo programma di mixing tu puoi fai serata tutte le sere. Piccolo dettaglio, ti cambia la faccia, ti cambia anche il modo di fare, parti da lì per inventare una storia. A me è sempre piaciuto avere un'idea un po' particolare, non fare sempre il personaggio tutto quadrato, quello che ti aspetti. Uno deve saper raccontare un personaggio non soltanto per quello che ha dentro, ma anche per quello che si mette addosso, per come appare. E quindi immaginate che cosa posso trovare io nei traslochi. Pantaloni di pelle usati due volte per un provino. Una volta sono andato tutto vestito di blu, dalla testa ai piedi, super elegante, con un brillantino in testa qua e una calza in testa tipo Wu-Tang Clan. Poi vedo il regista che fa, no, questo non mi interessa, non mi piace, e tu lo butti via. Però quella roba lì tu l'hai fatta come esperienza, quindi ti rimane dentro e alla fine ti puoi anche togliere l'orecchino e hai una certa attitudine. Mi piacciono i colori, mi piace disegnare la mia vita. Ancora, nonostante ci siano le app dentro gli iPhone e cose del genere, ormai da 20 anni mi disegno i miei calendari, gli allenamenti, cosa voglio fare, cosa non voglio fare, le multe. È un design della mia vita, è una cosa a cui tengo e da una parola in su posso fare un disegno, una cosa che mi può ispirare. È che a me proprio piace sta roba, mi piace toccarla, sentire gli odori. Dentro il mio astuccio c'è di tutto, ci sono non soltanto vari colori di ogni tipo, ma proprio residuati bellici. Questo come ci sarà finito? Ormai c'è, non so chi ce l'ha messo verso mia mamma. Mi è sempre piaciuto, l'ho studiato in un certo personaggio, che se tu lo trasmetti dalle dita al cervello ti rimane più dentro, c'è una mappatura del mondo attraverso i disegni, quindi questo è il concetto di memoria che io ho, è una cosa colorata, è una cosa che non puoi non ricordarti. E non mi sforzo a ricordare una cosa, la rendo indimenticabile. A parte il fatto che il moschettone ci vuole sempre, è essenziale, portatemi un moschettone al posto del portachiavi perché non sapete quando ma ne avrete bisogno. Queste sono le chiavi del mio motorino, io amo il mio motorino. Amo il mio motorino da 12 anni, non mi ha mai lasciato a piedi. Il mio senso di libertà, il mio motorino è Roma d'estate. La cosa che mi fa impazzire è che lo vedo lì, che è tutto scassato fuori, però dentro c'è un cuore incredibile che non molla mai e quindi lui si nasconde in mezzo a questa città piena di pericoli. Qui c'è un pezzo di cuore, un pezzo di famiglia. Questi dolci sono dolci molto semplici, si chiamano brutti e buoni, brut e bon. Quando si dice home sweet home io ho presente che cosa voglia dire, perché sono cresciuto sopra la pasticceria di famiglia. Quando sono andato in giro per il mondo, sono andato a Roma, mi sono trasferito, li ho sempre portati con me. Io credo che sia molto importante sapere che cosa è brutto e buono nel nostro lavoro, in tutti i lavori. Cioè, devi sapere molto bene dove prendere quegli elementi, quei dettagli, quella roba, che non sono soltanto la prima cosa che ti viene in mente, la prima cosa che trovi. No, devi essere anche bravo nel saper trovare nel, tra virgolette, brutto, cioè nello scarto, nella cosa che non vedresti immediatamente, quella roba che è piena di anima. Quella cosa lì la trasformi in una cosa buona. Quindi mi piaceva usare questo nome per dire un percorso, per dire un arco, per dire una storia. Questa è la Croce di Santiago, è una croce di bigiotteria, non vale nulla, la tengo nel portafoglio. Per me in realtà è il ricordo di una serie meravigliosa che durante la pandemia ho girato e che mi ha unito a
persone meravigliose da tutto il mondo. Per me questo è il segno dell'amicizia. È stata una storia di tanti amici, tanti professionisti che venivano da tante parti d'Europa e del mondo, che si sono unite in un momento duro, il Covid, ma potrebbe essere quello che stiamo vedendo adesso, e che hanno trovato un terreno comune, si sono guardati negli occhi, si sono confrontate e hanno trovato una soluzione. Quindi per me questo è il senso dell'amicizia, la forza più profonda e più irrinunciabile che c'è. Io a volte sento i miei amici che dicono: ho visto quel film, ho visto quell'altra, ho visto quella serie, e dico: tutta sta roba io non so, non l'ho mai vista. Dove ho messo quelle ore? Un po' nella lettura, un po' nello sport, la corsa, gli allenamenti e cose del genere. Perché sono assolutamente convinto che l'entrare nel corpo di un altro, cambiare il tuo corpo, sia un segno molto profondo e che nel mio mestiere sia un po' la chiave. Quando ho girato pannella ho dovuto perdere tantissimi chili in poco tempo, ho dovuto farlo con intelligenza. Questi sono sempre con me, con questi faccio corpo libero, non solo corsa. E poi un'altra cosa che ho scoperto poi crescendo, che la potenza è nulla senza controllo. Tu praticamente devi avere un corpo rilassato in tutte le situazioni in cui hai delle responsabilità. Questo serve per appoggiarci la schiena, le gambe, tutto. Dopodiché, con questo cosino e il cardio, mi sono divertito appunto a cambiare ogni tipo di fisico. Puoi diventare grosso così, puoi diventare magrissimo. Devi solo essere seguito da delle persone intelligenti, capire i tuoi limiti. Se riesci ad arrivare a una certa soglia e poi essere costante e poi continuare a farlo, puoi avere dei grandi risultati. Quindi è una bella scoperta. Questo è un pezzo di cuore, questo libro è con me ed è essenziale da un bel po' di tempo. Adesso sto lavorando su un nuovo progetto tratto dai racconti di Beppe Fenoglio. Della scrittura di Beppe Fenoglio, dei racconti, io ho sempre voluto assorbire l'anima e anche trasformarli in qualcos'altro. Sono diventati uno spettacolo teatrale che avevo fatto, che si chiamava Come Vivacciaio, tratto da Una questione privata, che è stata la prima regia. E adesso rimetto le mani nel centenario di Beppe Fenoglio e per un anno lavorerò su questo grandissimo autore. Poi chissà, il sogno è anche di trasformare storie in storie cinematografiche. Questa è una cosa che il nuovo Andrea vuol fare e quindi sto lavorando anche in quella direzione. Come vedete, lavorare significa rileggere, prendere appunti, segnarsi delle cose. Mi piace molto metterci le mani dentro e rispettare nello stesso tempo la grande scrittura. Oggetto essenziale che è partito come il più inutile che potessi avere nella mia borsa di Batman. Voi dovete immaginare che per noi attori, durante la pandemia, questi attrezzi qua e tutto questo mondo, che era semplicemente per farsi il selfie, fare una cosa simpatica così, è diventato essenziale, ma proprio strumento di vita o di morte, perché attraverso questo noi possiamo collegarci con gli altri e fare i self-tape. Molto del nostro lavoro adesso è diventato così, cioè tu mandi prima un video che ti sei fatto a casa con la tua idea del personaggio, il casting e il regista se lo vedono, se pensano che tu possa andare bene ti convocano per un provino di persona. A me è anche capitato di vincere dei lavori col self-tape. Da 20 anni, anche di più, casa mia ha almeno un muro, ma poi purtroppo questa malattia continua, completamente coperto di post-it. Post-it che sono scritti con frasi che ho letto nei libri, nei miei percorsi personali, i miei maestri, i miei amici che hanno detto una cosa e quel momento in cui erano ispirati hanno detto una roba, magari eravamo ciuchi, però hanno detto una cosa fantastica, o magari eravamo super seri. E pam, arriva quella frase che ti inchioda, no? Ogni tanto queste cose io le ho messe dentro dei barattoli che poi nei miei traslochi sono la mia vera, forse unica ricchezza. Per ricordarsi oppure, chi lo sa, per ispirarsi. Vuoi fare ancora un'altra? Non si sa mai. Ciao GQ, sono Andrea Bosca e per vedere altri video cliccate qui.